Allora, il tema della giornata di oggi, in particolare di questa sessione parallela, è, per usare la terminologia tipica americana, la governance delle imprese di famiglia, che in buona sostanza vuol dire come scegliere e che tipo di struttura dare agli organi societari tipo consiglio d'amministrazione e amministratore delegato. Questo perché? Perché le imprese di famiglia, piccole, spesso hanno esponenti familiari che servono a governare l'impresa. Le family business grandi hanno dei gruppi e dei nuclei familiari che fanno prevalentemente gli azionisti e non più gli amministratori. Quindi scelgono dei manager, gli danno degli obiettivi. Se gli obiettivi vengono raggiunti, i manager vengono confermati, se no vengono cambiati. Vedi per esempio la grande family business italiana che può essere la Fiat, Marchionne e Docet.